Ed eccoci, ben ritrovati e ben ritrovate a tutti gli amici e le amiche telespettatrici. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Vera Mattina e lunedì e noi ricominciamo dalla cronaca, da quella che è accaduto sabato pomeriggio in un casolare di Montecarotto al civico 26 della strada provinciale. Un casolare come tanti altri nel quale però è stato fatto un tragico rinvenimento, un cadavere ormai in avanzato stato di decomposizione che gli inquirenti ritengono essere quello di Andrea Rabciuk, la 27enne jesina scomparsa nel marzo 2022. Si stringe ora il cerchio della procura sulla figura del fidanzato Simone Gresti, finora unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. È cambiato l'ipotesi di reato, si parla di omicidio volontario, ma per le ultime voglio andare a collegarmi con il nostro Ciro Montanari, che si trova a Montecarotto, dove un'intera comunità è sotto shock. Buongiorno a te, Ciro. Ciao Jessica, un saluto a tutti i telespettatori di Vera TV. Sì, guarda, in questa freddissima giornata a Montecarotto la temperatura è sotto lo zero, sono meno 2 gradi centigradi, la gente è veramente triste per tutto quello che è accaduto. Ho avuto modo già di parlare con un po' di persone, poi nel corso del telegiornale avremo modo naturalmente di sentire i commenti della gente, ne raccoglierò altri nel corso di questa mattinata, ma prima di dare gli aggiornamenti, prima di anche commentare quello che sta dicendo la gente, io vorrei farvi ascoltare un documento importante, toccante, commovente, raccolto l'altra notte, sabato notte, nel casolare di Castelplanio, al momento in cui è giunta sul posto Giorgetta, la mamma di Andrea, che ha cominciato a gridare disperatamente: ma è proprio lei, me l'hanno ammazzata. Guardate, guardate questo filmato che parla da solo. E difendi il cliente! Beh, è un documento che parla da solo, Jessica. Io direi, insomma, veramente c'è poco da aggiungere rispetto a quello che abbiamo sentito. Una donna disperata, una donna che in questi 2 anni non aveva mai smesso di sperare che sua figlia Andrea venisse ritrovata, che magari avesse deciso di cambiare vita, di fuggire, anche se le circostanze nelle quali era scomparsa purtroppo fin da subito non hanno fatto pensare all'ipotesi di un allontanamento volontario. Ciro, ricordiamo che Andrea era scomparsa nella notte del 12 marzo in aperta campagna, era sola e peraltro, stando al racconto fornito da Simone Gresti, il suo fidanzato di allora, le avrebbe lasciato anche il cellulare. A proposito di Simone Gresti, Ciro, dicevamo, si complica ora la sua posizione penale. Sì, si complica, come tu hai detto in apertura, ora è indagato anche per omicidio colposo, oltre che per spaccio di stupefacente e sequestro di persone. Queste erano le accuse precedenti, adesso la situazione diventa davvero molto più complicata per Simone Gresti. Tra l'altro in queste ore, questa mattina, verrà effettuato un ulteriore sopralluogo al casolare, un sopralluogo che adesso avrà un significato relativo, perché la maggior parte dei reperti delle cose sono state effettuate nella notte di sabato. Siamo stati lì praticamente tutta la notte per vedere come potessero procedere le cose, che cosa potessero dirci i carabinieri delle RIS, che invece, insomma, sono rimasti in un riservo assoluto. Di certo, oltre al sopralluogo, c'è la notizia più importante che vediamo tutti quanti: il riscontro dall'esame autoptico, certo, per capire se il DNA confermerà o meno, anche se, insomma, sembra abbastanza scontato che il corpo sia quello di Andrea, una cosa che, insomma, dovremo sapere nei prossimi giorni con assoluta certezza. Poi sì, immagino si procederà con ulteriori sviluppi giudiziari
giudiziari in queste indagini, perché adesso gli inquirenti vogliono veramente cercare di fare presto. Verità e giustizia, lo ha detto Giorgeta, la mamma di Andrea, quando ormai tutto fa pensare che purtroppo quel corpo appartenga a sua figlia, dagli indumenti alle scarpe fino anche allo zainetto verde fluo che Andrea indossava la notte della sua scomparsa. Attendiamo, siamo prudenti, vogliamo conservare anche quel briciolo di speranza, insomma, che non si tratti di Andrea, ce lo dirà l'esame del DNA. Intanto grazie al nostro Ciro Montanari anche per queste immagini esclusive di Vera TV. Naturalmente vi daremo contezza di tutti gli sviluppi, ci sono altre importanti novità che però non vogliamo svelare per ora. Vi esorto a seguire il nostro notiziario nelle due edizioni delle 13 e delle 19. Per il momento grazie Ciro per il tuo come sempre encomiabile lavoro. Grazie Jessica, grazie a tutti i telespettatori, l'appuntamento naturalmente per il TG delle 13 con ulteriori aggiornamenti e soprattutto con le voci della gente di Monte Carotto. A te la linea. E ora voltiamo pagina, restiamo però nell'ambito della cronaca. Un errore medico o una tragica fatalità? È su questo che stanno lavorando gli inquirenti della Procura di Milano, che hanno aperto un'inchiesta sulla morte di Stefania Camena, una giovane donna di San Benedetto del Tronto, morta 48 ore dopo essersi sottoposta ad un intervento di rinoplastica. Partiamo da questo servizio. Lo sguardo dolce e l'espressione solare in questi video sono quelli di Stefania Camela, 47 anni, una vita professionale e sentimentale felice. Ha tanti amici con i quali condivide la passione per il canto e la danza. Anche i nuovi, quelli della segreteria del sindaco, ne apprezzano serietà e simpatia. Accanto a lei c'è Michele, il suo compagno. Insieme formano una coppia affiatatissima. Si amano, si divertono, condividono le loro giornate. Nessuno immagina che quella vita perfetta stia per trasformarsi in un incubo senza fine. A dicembre Stefania decide di sottoporsi a un intervento chirurgico al naso. Non respira bene a causa del setto nasale deviato dopo un incidente da bambina. Si rivolge ad una clinica milanese specializzata in una tecnica poco invasiva che non prevede l'utilizzo di tamponi né di anestesia generale. L'intervento sembra riuscito. Stefania viene dimessa dopo poche ore e torna in albergo insieme a Michele. 48 ore dopo sono pronti per far rientro a casa. Durante il check-out accusa un malore improvviso, perde i sensi. Inutili tentativi di rianimarla e la corsa disperata in ospedale. Stefania morirà poco dopo. Da subito si ipotizza un collegamento tra l'intervento e il decesso. All'autopsia sul suo corpo partecipa il consulente di parte incaricato dalla famiglia, che parla di residui tromboembolici nelle vie polmonari. La Procura di Milano indaga il chirurgo e il medico anestesista che l'hanno operata per omicidio colposo. Il 16 dicembre 2023 è il giorno del lutto. Il feretro di Stefania, ricoperto di rose bianche, arriva nella cattedrale della Madonna della Marina circondato da una folla, commossa e incredula. Anche il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, trattiene a stento le lacrime. Poi è arrivato quel maledetto venerdì, il giorno dopo, quando Michele mi scrisse quel messaggio. Io non volevo credere a quello che stava accadendo. Lei si sentiva lì, insomma, credo che mi abbia scritto perché forse aveva bisogno di qualcosa, e io mi sono messo subito a disposizione e abbiamo vissuto un pomeriggio di tragedia, veramente di tragedia. E ancora lui, Michele, che nel giorno più triste trova la forza di salire sul pulpito e le strappa un'ultima toccante promessa: la verità e la giustizia che merita. Thank you.
diamo il benvenuto a Michele Valerio Sibillo, compagno di Stefania Camella. Buongiorno e benvenuto. Grazie Jessica, buongiorno. Non è facile nemmeno rivedere queste immagini, è comprensibile anche per me Michele, ma immagino per voi, per te, che con Stefania condividevi la vita, c'erano tanti progetti, progetto del Natale, del Capodanno, il tuo compleanno peraltro, 2 giorni fa. Sì, un po'. Sono state giornate un po' difficili, complicate, quelle giornate in cui non riesci a capire veramente il perché e senti una mancanza enorme che non ci avresti mai pensato una cosa del genere, però inizi a fare i conti con quella che purtroppo è la dura realtà quotidiana. Non ci avevi mai pensato, lo dici giustamente, perché Stefania, lo si è detto più volte, era una giovane donna piena di vita, un lavoro che la pagava, tanti colleghi che le volevano bene, un compagno che l'amava, una famiglia che l'adorava, le sue passioni, i suoi amici, una donna in salute soprattutto, una sportiva. Certo, Stefania era una sorta di inno alla vita, dico io, un inno alla gioia, perché era ipersportiva, attenta a tutto ciò che faceva, controllava i bugiardini dei vari farmaci e prodotti che comperava, si allenava almeno dalle 4 alle 5 volte a settimana, quindi da quel punto di vista era molto attenta, faceva dei controlli continui, costanti, ematici, proprio per vedere un po' il suo stato di salute. Era una persona molto attenta in tutto quello che faceva, ed era una donna che amava la vita, amava gli altri, amava stare in compagnia, aveva tantissime amicizie. Lavorativamente parlando, poi era una persona estremamente rispettata. E lo vedo poi giorno per giorno, ma giorno per giorno mi arrivano delle cose di cui neanche io sapevo. Quindi delle confidenze da parte anche di colleghi o dirigenti che sono stati con le vicine. Quindi sono cose che ti riempiono veramente di gioia. E ti rendono orgoglioso, però ti lasciano quell'amaro maggiore in bocca, perché ti chiedi perché, per quale motivo. Lei era molto attenta alla sua salute e si informava, evidentemente, prima di fare qualsiasi cosa. Si è informata anche prima di sottoporsi, certo, a questo intervento. Ha scelto questa clinica milanese per delle ragioni precise. Allora, nella realtà ha scelto, oltre che la clinica milanese, ha scelto il medico, quindi il chirurgo che la doveva operare. Quindi quella è stata la sua scelta fondamentale. Dopo che ha fatto una serie di controlli e verifiche a livello nazionale di quelli che erano i medici, gli otorini più quotati, più gettonati. Quindi, visti un po' quelli che erano i medici otorini più gettonati, lì si è diretta più che altro al tipo di tecnica. La sua grande paura è stata sempre quella legata all'anestesia generale, non l'aveva mai fatta. E quindi quello un po' rappresentava il suo primo tabù. Il secondo tabù per Stefania era rappresentato anche un po' dal dolore, quindi era riuscita a trovare un po' una combinazione di effetti positivi per lei, cioè un medico che applicava una nuova tecnica, quindi non con anestesia generale che prevede l'intubazione, ma con un'anestesia, una sedazione profonda, che è uno stadio un po' precedente a quello dell'anestesia, quindi non prevede l'essere intubata, e in più una tecnica closed, quindi una tecnica chiusa che non prevede lo scollamento del naso, ma si interviene direttamente con delle cannule direttamente dalle narici, quindi questo andava ad evitare un post-intervento un po' più lungo. E il terzo punto maggiore a vantaggio per quello che vedeva Stefania era una tecnica senza inserimento di tamponi, che le permettevano sin da subito una respirazione autonoma già dal naso. Che il suo vero problema in realtà era la respirazione, no? Il fatto che non riuscisse a respirare. Sì. Allora, Stefania aveva delle difficoltà, specialmente la sera, la notte quando andava a dormire, difficoltà legate proprio a un incidente che ha avuto da piccolina, che le ha causato un forte trauma al setto nasale, quindi con una deviazione, una rottura del setto, più a quello col tempo le si sono creati anche delle problematiche e turbinati nasali. Quindi ecco, Stefania, la causa principale dell'intervento che ha fatto Stefania è di natura realmente funzionale, quindi l'ha fatto per quel motivo. E
come diceva anche il medico, per la semplicità e per il tipo di intervento, questa tecnica era assolutamente perfetta. Chiaramente ci sono dei controlli pre-intervento che vengono fatti. Tu hai accompagnato Stefania anche prima, no? Io ho accompagnato Stefania anche prima. E mi ricordo che già durante i controlli furono evidenziate una serie di situazioni di Stefania, tra cui un po' l'elemento cardine, un po' di tutta questa storia, sì, era rappresentato anche dall'utilizzo di Stefania di, un contraccettivo, un anello contraccettivo, e al quale già verbalmente disse il medico che non c'era nessun problema o interazione o interferenze di nessun tipo con l'intervento. E là, in quella sede, furono dati tutti quelli che erano gli esami preparatori pre-intervento di verifica, quindi dai vari elettrocardiogrammi agli esami ematici. Arriva in nulla osta, in sostanza, degli esami. Sì, arriva in nulla osta e Stefania non aveva nessun tipo di problematica dal punto di vista ematico, cardiaco, quindi godeva. Nemmeno pregresso, voglio dire. No, godeva di perfetta salute in tutto e per tutto. L'unico punto era legato all'utilizzo di questo contraccettivo. E tra virgolette, oltre a dirlo verbalmente, furono mandate anche delle comunicazioni al medico, perché comunque da parte nostra c'era una forte perplessità, nel ricordargli: guardi, dottore, ma non ci saranno problematiche fondamentalmente con l'utilizzo di questo dispositivo che utilizza Stefania. Quindi da parte dello staff del medico arrivava sempre la risposta dicendo di non preoccuparsi. L'assicurazione, sì, c'è stato un momento in cui Stefania ha pensato: forse torno indietro, c'è qualcosa che non mi convince, o lei era sicura, determinata a farlo? Lei è stata sempre molto sicura e determinata a fare questo intervento. Si sentiva, a volte, col senno di poi, no? Io vi dico anche un'altra cosa: Stefania è tornata indietro nel fare un intervento del genere già 3 volte. Le prime 2 volte l'intervento era stato programmato in altre strutture, una struttura pubblica e una struttura privata, ma in tutte e 2 le volte Stefania fece una marcia indietro perché era preoccupata proprio per il tipo di tecnica che veniva utilizzata. Non era mai convinta. Lei, mi ricordo, le sue parole sono sempre state: no, io ho paura perché se faccio un intervento del genere, faccio un'anestesia generale, io muoio. Quindi queste sono sempre state le sue affermazioni. Alla fine ha scelto questo, decise, è andata avanti un po' per quella che era la sua scelta, perché si è affidata molto a questo signore che comunque l'ha presa in cura. L'ha rassicurata, certo. Arriva il giorno dell'intervento e già lì c'è qualcosa che... Campanellino. Sì, perché il giorno dell'intervento, durante il pre-ricovero, e questo anche prima del giorno dell'intervento, ci fu una richiesta molto semplice da parte mia, perché sulle varie prescrizioni post-intervento, tra cui anche quella che doveva essere la terapia post-intervento, ricevuta 2 settimane prima dell'intervento stesso, sulla terapia non c'era nessuna prescrizione di eparina, anticoagulanti e cose simili. Quindi io feci un'altra richiesta poi al dottore, in più lo dissi anche personalmente, richiesi se veniva utilizzata, per me era una cosa quasi scontata, un'eparina pre e post intervento, quindi una terapia. Lui mi disse: no, per questo tipo di intervento non è prevista. Dico: però non è prevista cosa? In base ai protocolli sanitari. E io gli rifaccio sempre la stessa domanda: dottore, ma è sicuro? Non sarebbe meglio fare un'eparina? No, non si preoccupi. La terza volta lui mi guarda, mi chiede che lavoro faccio, io gli dico la mia professione, ma lui guarda in faccia e dice: guardi, lei continui a fare il suo lavoro, io faccio il mio. Questa fu la risposta di questo signore. Dopodiché nulla, Stefania la salutai, fu accompagnata in sala operatoria e io poi ho rivisto Stefania praticamente il pomeriggio, quando la sono andata a riprendere in clinica e struttura per poi riportarla in albergo. Stava bene? Stava come chi ha fatto un intervento ed è ancora sotto anestesia. Quindi sì, stava bene. La prescrizione immediata che fu data dal medico fu quella di riposo per 24 ore, che Stefania
Sì, fece, nonostante quei piccoli passi che muoveva in camera stessa per lavarsi, andare in bagno, fare le medicazioni ogni ora, perché comunque aveva delle medicazioni da fare per i primi 2 giorni molto intense a livello di lavaggi e creme nasali da fare. Però nell'insieme le condizioni erano buone, quelle di Stefania. Lei non ti ha detto, cioè, mi sento strana? No, no. Stefania l'unica volta che ha detto non sto bene fu la sera prima di quando si è sentita male. Infatti non stava bene perché non respirava bene. Però lo studio medico, il medico, lo staff del dottore ci aveva già comunicato quelle che sarebbero state le condizioni di Stefania a post intervento. Cioè, e quindi l'avete detto ritenute, comunque, diciamo, normali? Sì, abbiamo ritenute normali, ma comunque nella normalità abbiamo sempre e comunque avvisato il medico e per il medico intendo lo staff del medico per avere una risposta, perché Stefania aveva delle difficoltà di respirazione. Tant'è vero che abbiamo chiamato lo staff del medico e lo staff del medico ci ha risposto, interpellando sempre il dottore, che era normale e per facilitare la respirazione di prendere della rinazina. Quindi questa fu un po' la prescrizione che fu data a Stefania. Quella che si usa, che usiamo tutti quanti quando abbiamo nasale, per un raffreddore per aprire le vie nasali, sì. Congestionarle. Sì, sì, sì. Ma c'è di più, perché la mattina dopo, quando voi siete pronti per tornare a casa, la situazione precipita. È precipitata. Improvvisamente. Sì, sì, eravamo sull'uscio della porta e mentre stavamo per andare via, Stefania si è accasciata alle mie spalle. Quali sono state le sue ultime parole che ti ha detto? Quando si è accasciata si preoccupava che avevo dimenticato delle ciabatte in camera. È stato per te il suo ultimo pensiero? Sì. E nulla, poi appena andata giù io ho visto che non aveva polso, non respirava, è stato un massaggio cardiaco, una respirazione bocca a bocca. Stefania si riprendeva, nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi che sono arrivati dopo circa 5-10 minuti. In quei 5-10 aveva minuti, periodi di coscienza durante questa... In quei 5-10 minuti Stefania è sempre stata cosciente. Sempre stata cosciente. Sempre, mi stringeva la mano, chiedeva aiuto, poi si rispegneva, si riaccendeva. Poi sono arrivati i soccorsi e là hanno chiesto come si chiamava, ha dato giusto delle risposte e nulla. Poi sono continuate le tecniche di rianimazione, perché nel frattempo aveva richiuso gli occhi, le tecniche di rianimazione dei soccorritori. Sono arrivate alla fine 3 ambulanze e dopo 25 minuti, oltre i 10 di attesa miei, è stata portata in ospedale, quindi prima di arrivare in ospedale sono passati 35 minuti. Dopo, un tempo importante. Dopo un'ora che ero in ospedale mi hanno avvisato di quelle che erano le condizioni, cosa era stato evidenziato da un attacco, quindi avvisandomi già che sicuramente il danno cerebrale che aveva avuto era importante, irreversibile, si stava cercando e lottando in tutti i modi per salvarle la vita. Ti è crollato il mondo addosso? È finito tutto. Sì, è crollato tutto. Tutto. Eravate una coppia molto unita. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia e anche oggi nel tuo racconto ne parli ancora al presente. Stefania ci sarà sempre. Ci sarà sempre per me, per i genitori. Figlia devota, la madre e il padre. Lino e Bruna. Mandiamo loro un grande abbraccio, naturalmente. A volte mi chiedo anche loro la forza da dove la prendono, perché un genitore non dovrebbe vivere una cosa del genere. Non è giusto, non è naturale, è contro la natura. Michele, c'è un'indagine aperta dalla procura, 2 persone iscritte nel registro degli indagati, il medico che ha eseguito l'operazione, il medico anestesista. Naturalmente vogliamo essere garantisti, però tu hai un'idea che è la tua, quella anche derivante dall'autopsia, di cui, lo ricordiamo, non sono ancora
stati ufficializzati i risultati, ma a cui ha preso parte il vostro consulente, il consulente della famiglia, che ha, diciamo, evidenziato il decesso dovuto a una tromboembolia. Una tromboembolia massiva. Quindi questo ce l'abbiamo come conferma sicuramente da parte del nostro tecnico e dal nostro medico legale. Dobbiamo attendere quelli che sono i risultati e la relazione che verrà depositata dal tecnico nominato dal tribunale. Non appena avremo l'ufficialità di quanto abbiamo avuto in maniera preliminare, attendiamo il proseguo, no? Delle, non dico solo delle indagini, ma una direzione molto più chiara su quelle che potrebbero essere le colpe eventuali da parte di qualcuno. Fino a quel momento, purtroppo, dobbiamo solamente attendere per capire un po' l'eventuale responsabilità a chi attribuirla. Sei andato a trovarla al cimitero? Io ci vado tutti i giorni a trovarla. Tutti i giorni. Parli con lei? Sì, anche. Ti abbiamo sentito durante i funerali? Perché in questo momento ti tocca un po' fare la parte di quello che solleva le redini e gli animi, che immagino siano a terra, a casa di Stefania, i due genitori, tutta la famiglia. Molto coraggio, molta forza, che evidentemente immagino arrivi anche dal sentimento che vi univa. E durante le esequie ti abbiamo sentito fare una promessa solenne, purtroppo l'ultima, alla tua Stefania. Hai chiesto verità e giustizia. E giustizia. E io quella verità e giustizia la cercherò fino alla fine. E non mi fermerò finché non riuscirò ad averla. Verità, giustizia e chiarezza. Ma questo per Stefania, ma dico anche per altre persone che potrebbero, altre Stefania, che potrebbero avere la stessa problematica, quindi fare chiarezza è veramente importante. Io, con questa immagine che vi vede felice come tante altre, no? Perché 3 anni di vita vissuta insieme, immagino che siano fatti di tanti ricordi e anche di tanti progetti. Noi ci siamo e ci saremo, Michele, quando vuoi, quando ci saranno aggiornamenti, torneremo a parlarne. Non vogliamo dimenticare Stefania, la città non vuole dimenticare, vuole ricordarla. Abbiamo visto una grande mobilitazione, una grande vicinanza, spero che sia arrivata, immagino di sì. Sì, sì, sì. A tutti voi. La vicinanza è arrivata tutta, quindi questa dimostrazione proprio della persona che era Stefania. Conosciuta, stimata da tutti, a cui tutti volevano bene. Questo era Stefania. Grazie Michele. Grazie a te Jessica. Grazie veramente, ti abbraccio. Noi amici ci fermiamo qui ringraziando Michele Valerio Sibillo con la promessa che nessuno si dimenticherà di Stefania Camela. Ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, a tra poco. E allora amici, eccoci di nuovo qui, siamo in diretta con Vera Mattina dopo la prima parte dolorosa, emozionante, difficile, dedicata alla cronaca. Tra poco ascolteremo una storia fortunatamente a lieto fine, ma non senza una lunga e travagliata odissea, una storia che ci fa da assist al tema di questa settimana, di quella che si è da poco conclusa, ovvero la sicurezza sui luoghi di lavoro, le troppe morti ed incidenti durante il lavoro. Partiamo da questo servizio che ci fotografa la situazione e poi saremo con il nostro ospite.
Nel 2024 si muore ancora di lavoro. Nelle prime due settimane dell'anno si registrano già tre vittime tra Marche e Abruzzo. La prima è Roberto Caporale, 47 anni, operaio metalmeccanico. Il 15 gennaio, mentre è al lavoro alla Proma SPA di Atessa, un tubo metallico si sgancia e lo colpisce violentemente all'addome. Muore sul colpo a causa dei gravi traumi. Quattro giorni dopo toccherà a due lavoratori marchigiani. Il 19 gennaio un altro operaio, Simone Filipponi, 54 anni, precipita dal tetto della CNH Industries di Iesi, compiendo un volo di 7 metri. Per il giovane papà di Castelbellino ogni soccorso si è rivelato vano. Poche ore più tardi a Rapagnano Paolo Mariani, fabbro di 62 anni, è rimasto ucciso nell'esplosione avvenuta all'interno del suo laboratorio. Ha riportato diverse fratture un camionista che è rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nella cava di ghiaia Penserini a Cartoceto. Il quarantenne pesarese è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in seguito al ribaltamento del suo camion. Episodi che hanno scatenato la rabbia di lavoratori e sindacati. La Federazione Abruzzo e Molise dell'USB è tornata sull'argomento relativo all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Il primo passo è una raccolta firme finalizzata alla presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare da presentare all'attenzione del Parlamento. E sarà dunque questa proposta di iniziativa popolare oggetto di un lungo dibattito, come del resto lo è il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e degli incidenti, tanti, troppi. La storia che stiamo per raccontarvi è una storia apparentemente come molte altre che però improvvisamente prende una strana e paurosa direzione. È con noi in studio Silvano Simonetti, buongiorno. E benvenuto. Allora, tra poco capiremo il perché, diciamo, di questa intervista. Silvano è un po' emozionato perché è la prima volta, è la sua prima volta, quindi un battesimo di fuoco. Però credo di intuire che ha vissuto, diciamo, qualcosa di ben più pauroso di una telecamera. Questo lo possiamo dire. Allora, Silvano, come dicevo, ha una vita regolare, ha un lavoro, una casa, una famiglia, ha una moglie, lavora come fornaio, sembra, insomma, andare tutto bene, è di Offida, giusto? È di Offida. E la sua vita trascorre normalmente, fino a quando, nel settembre del 2021, proprio al lavoro, accade qualcosa che cambia poi la tua vita. Praticamente ho avuto un incidente e adesso praticamente dopo l'incidente mi ritrovo a non avere più una mano e due dita di quest'altra mano. Quindi lì per lì mi sono sentito subito, insomma, non bene, perché ho pensato come potrò andare avanti, no? Ricordiamo che avevi 48 anni. 48 anni, sì. Parliamo di 2 anni fa. Sì. Quindi in piena età lavoro. Loro. Lontano dalla pensione, una famiglia da portare avanti, le spese, il mutuo della casa, e quindi la prima cosa, immagino, sì, insomma, mi è cascato il mondo addosso, non ero rimasto proprio scioccato, cioè non riuscivo, pensavo di non poter più andare avanti, insomma. Ci sono stati momenti difficili. Sì, va bene, diciamo appena l'incidente, lì per lì, non è che sono svenuto, cioè sono stato portato direttamente al pronto soccorso. Dell'ospedale poi, di Ascoli, sì, ad Ascoli. E poi dopo sono stato trasferito ad Ancona, al Torrette, perché là c'è, diciamo, specializzati nella ricostruzione della mano, c'era chirurgia della mano, diciamo. 2 mesi di ricovero, sì, continuativi. Continuativi, sì. Oltre 2 mesi. 6 interventi chirurgici. Sei. E ogni volta era. Sì, perché poi, nel senso, allora, c'è da dire anche che grazie a mia moglie, anche. Che poi, è qui. Che poi sì, è qui. E la salutiamo. Ti ha accompagnato, sì. Si chiama Dora. Dora, sì. Dora.
Praticamente lei è stata tutto il tempo, tutti i 2 mesi e passa insieme a me, in ospedale. Non ha potuto lavorare? No, non ha potuto lavorare. No. E poi lei aveva avuto un'operazione. E quindi io quello stesso giorno, perché io lavoravo di notte, la mattina la dovevo andare a riprendere perché era al legamento al crociato, diciamo. E la dovevo andare a riprendere, quindi non sono potuto neanche andare. Dopo lei è venuta, lei ha fatto la convalescenza insieme a me. Questo è amore alla fine, no? Che nel momento, no, stupisce che in quel momento concitato, esatto, in cui hai appena perso tutte le dita della mano destra, non è stato subito. Non è stato, diciamo, subito. Perché come sono arrivato, va bene, ad Ancona, va bene, mi hanno operato, praticamente mi sembra, perché circa 8 ore di intervento. Il primo. Il primo. Poi come mi sono risvegliato, praticamente ancora avevo tutte le dita, non è, sia di qua che di là, solo che, vabbè, erano tutte erano fasciate, bendate, bandate, eccetera, si vedeva solo... Poi dopo, man mano, c'è stato un secondo intervento, sempre per cercare di... perché all'inizio hanno cercato di salvarle. Di salvarle, perché sono rimaste tutte attaccate. Sì, sì, perché poi, siccome c'era stato schiacciamento, perché erano finite in mezzo a dei rulli, ma soprattutto non tanto lo schiacciamento, perché eventualmente... ma perché c'era stato attrito, perché i 2 rulli continuavano e quindi hanno tipo una sorta di bruciatura. È lì che dopo... la cosa grave, diciamo. Certo. E le hanno detto fin da subito che c'era questo rischio? Hanno cercato fin dall'inizio di salvare le dita. Dopo, man mano, come dicevo, il secondo intervento, ancora erano là. Hanno usato pure le sanguisughe per vedere se passava il sangue. E praticamente dopo il secondo intervento, insomma, ancora non si sapeva se... Poi dopo abbiamo cominciato a vedere, e là è stata un po' una cosa tragica, che queste dita cominciavano a diventare nere. Lei se ne è accorto? Sì, sì, perché si vedeva, cioè nel senso una parte era scoperta e quindi le vedevo. E lì è stata dura. È stata dura? Dura perché capivo che... cioè, come fossero morte. E quindi... e man mano non è poi... magari iniziava una... poi dopo magari poi c'era la speranza, magari sai, di salvarne qualcuna. E praticamente man mano vedevo. Là è stata un po' proprio la fase più brutta. Più brutta, nel senso, perché ho capito che poi dopo ho fatto l'intervento, e infatti là me le hanno amputate, diciamo, che poi dopo hanno dovuto fare un altro intervento, perché comunque... non si era fermata, continuava la cancrena, diciamo, continuava. E quindi rischiava di coinvolgere anche... E quindi hanno dovuto tagliare anche sotto le nocche, diciamo, quindi ancora... E quindi questo è stato il quarto intervento. Poi dopo c'è stato quello... E poi per fortuna si è fermato e siamo riusciti almeno 3 dita a salvarle. Ecco, 3 dita della mano sinistra oggi sono praticamente funzionali, le sì, ha sì, recuperate. Sì, 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 sì. E sono, come dire, coadiuvate da 2 dita bioniche nella mano sinistra. No, diciamo, allora, questa la mano destra la è bioelettrica. Bioelettrica, si dice. Bioelettrica. Quest'altra, poi ce n'ho un'altra pure, però sono meccaniche. Che cioè, differenza no, c'è? Perché questa qua, nel senso, è appunto elettronica, e diciamo questa invece è tipo, è meccanica, tipo un cricchetto. Cioè, okay. Va azionata, la aziono manualmente, manualmente. Invece l'altra si aziona attraverso degli impulsi muscolari, sì, no? Sì, praticamente da, non so se posso far vedere. Sì, la stiamo... Usando questo muscolo qua e questo di qua, sì, che mi è rimasto su quell'altra mano, ci sono degli impulsi. Io premendo così faccio chiudere la mano. Wow! E premendo in quell'altro modo la posso far richiudere. A seconda. Poi diciamo c'è pure un'applicazione che permette di fare 16 posizioni diverse. Mm. Però nel frattempo se ne possono 4, dopo uno decide quale utilizza di più. Adesso cerchiamo. Sì, sì. No, perché poi dopo ci vuole un po' di addestramento. Certo, infatti, arriviamo anche a questo. Per esempio, adesso riesco, per esempio, cose che pensavo di aver... tipo a mangiare, per esempio, anche allacciarsi le scarpe. Mm.
che sembra una cosa, certo. Però, cioè, oppure mangiare forchetta e coltello, praticamente non potevo neanche, se devo fare la carne, mia moglie o qualcuno che mi doveva tagliare la carne, insomma questo mi ha, anche quando dovevo andare a mangiare fuori, insomma mi ha causato un po' di problemi, nel senso che... E subito lei ha ricevuto l'invalidità oppure è passato del tempo? Beh, ho dovuto fare le solite, passare attraverso l'INAIL, perché poi è un incidente sul lavoro, certo. Quindi l'INAIL, quindi dopo tutto il processo, nel senso, beh, insomma è andata abbastanza veloce, diciamo, non proprio per quanto riguarda, infatti adesso sto prendo un vitalizio praticamente, come una pensione. E questo è un altro tema sul quale vorrei arrivare però tra poco. Dicevamo, dopo questi interventi al Torrette si apre un'opportunità, una luce, diciamo, in fondo al tunnel, quando l'officina di clinica di ortopedia di Torino prende in carico il suo caso. In effetti prima ero passato attraverso Bodrio, che è il centro dell'INAIL, vicino a Bologna, dove vanno tutti, però loro praticamente non mi avevano proposto niente. E quindi allora, navigando sul web... Hai fatto tutto da solo? Sì, con l'aiuto di sempre mia moglie. Sempre con Dora. È lei che, insomma, mi ha dato la carica. Che mi ha dato la carica, certo, mi ha dato la carica, poi per andare avanti... E praticamente abbiamo trovato questa officina meccanica a Torino, e grazie al dottor Arriagno, che praticamente abbiamo fatto una visita, mi ha detto, senti, qua è possibile fare questa cosa, perché il problema mio è che non avendo tutta la mano amputata era più complicato fare, perché per solito le protesi che si fanno adesso, anche queste mioelettriche, partono sempre dall'avambraccio, no? Perché poi magari che è tagliato e i punti... quelli che servono per aprire e chiudere li prendono da qua. Invece io era un po' diversa la cosa, quindi hanno dovuto riadattare, perché devo... E quindi è stato un po' più complicato, forse quanto per quello. Quanto tempo ci è voluto prima che arrivasse la mano? No, ci è voluto non per... parte per burocrazia, perché poi, nel senso, il costo è, insomma... 80.000 euro, elevato, elevato, e l'INAIL sì, pagava, però magari non tutto, quindi abbiamo avuto un po' di... però dopo alla fine ho dovuto pagare una parte e insomma... Quindi la parte restante, diciamo, sì, ce l'ha messa lei? Sì, sì, oggettivamente, sì, ok. Sì, una parte restante sì, però la maggior parte l'ha pagata l'INAIL, questo però, sì. Grazie a questa nuova mano e alle tre dita meccaniche... Lei è tornato un po' alla vita, possiamo sì, dire. Sì, certo, perché, anche perché, nel senso, come l'ho detto, anche l'altro giorno stavo, che ce l'ho da poco, quindi sto, l'altro giorno stavamo mangiando la bistecca e sono riuscito a tagliarla. Che effetto le ha fatto? È stata una conquista, perché cioè, uno pensa, sì, vabbè, una cosa, però... Ma lei è stato mai scettico rispetto all'utilizzo di questa mano, oppure... Oppure no? Sentiva, insomma, che no, poteva... Io c'ho avuto... Tanto vediamo questo stato con sì, immagino, sì, il chirurgo. Ho avuto un periodo, nel senso, quando stavo in ospedale, dopo l'intervento tutto, che mi stavo informando, no, subito, su anche i chirurghi, anche che ringrazio tutti i chirurghi del Torrente, che mi dicevano, no, ma guarda qua, andrei... scusate, tanto partita. Fa da sola, si porta no, è partita perché ho premuto, scusate. Certo. Diciamo, loro anche mi dicevano, guarda che adesso non ci sono queste prove. Dopo siamo andati a Budrio e là, insomma, sono rimasto un po', perché dicevano, no, qua non si può fare. L'hanno un po' demoralizzata. Demoralizzata, quindi insomma, dopo che mi ero fatto un po' di... Di coraggio. Di fantasia, nel senso, mo magari è... E quindi dopo, grazie al dottor Arriagno, insomma, abbiamo... Da quanto ce l'ha? Noi siamo stati a Torino perché poi, sì, eravamo stati prima perché dovevamo fare i calchi delle mani, certo. per tutto quanto, ma siamo stati il 7, dal 7 fino al 12 mi sembra, 12. Ma la curiosità è questa, cioè la mattina lei le indossa sempre per qualsiasi evenienza? No, ci vado a dormire, nel senso, però quando è, o utilizzo queste... Nel senso, anche perché queste sono molto delicate, certo. Questa è molto delicata, nel senso, non è che si può bagnare, certo, perché... E quest'altra invece sono più, diciamo,
più funzionale, più facile c'è, da gestire. C'è da gestire, ma anche da portare tutti giù, non per altro, perché sono resistenti, certo. Sono in titanio, quindi... Anche leggere. Sì, leggere tutto, ma poi nel senso, ecco, mo posso portare la spesa prima anche con quell'altra, perché c'è tutta la mano, quindi anche per portare i pesi, diciamo queste le usiamo più per i pesi, diciamo oppure posso riutilizzare questo modo qua, nel senso... Qual è la prima cosa che ha fatto quando l'ha provata? Quando, quando praticamente... la prima cosa, vabbè, secondo come mi hanno detto, è vedere, fare un po' di posizioni, anche... degli esercizi, saluto, eccetera. E quindi questo. Tra un po' la testiamo, facciamo una stretta di mano, senza stringere troppo magari. Eccola qua. Adesso bisogna prendere confidenza. Sì, certo, ci vuole, non è che è come ricominciare da capo, nel senso, non è semplice, cioè ci se la fa, ma nel senso ci vuole un po' di esperienza per... Pensa che potrà un giorno tornare a lavorare? Oddio, lavoro nel senso più lavoro di... possiamo dire al computer, perché diciamo, poi ho sempre lavorato manualmente, quindi... È il paradosso, no? Che le mani... Praticamente, sa, è stato proprio non poter utilizzare per qualsiasi cosa, insomma, però mo ho già, sto vedendo anche, posso riutilizzare un martello con i chiodi, nel senso, cose semplici che però non potevo fare. Oppure allacciare, vedi, nel senso di tirare sulla la lampo e... Ha recuperato, diciamo, l'autonomia che le consente di autonomia, di vivere, grazie. Il quotidiano, certamente. Il prossimo passo sarà magari riprendere la patente. Questo è un po' il sogno, no? Quello, tornare a guidare. Tornare a guidare, quello sì. Nel frattempo c'è Dora. Sì, lei c'è sempre. È stata sicuramente la sua forza in questi anni, perché immagino che di momenti difficili lei ne abbia vissuto. Lei, la mia famiglia, insomma, gli amici, insomma. E poi non è che sono stati invadenti, nel senso, hanno rispettato i miei tempi, perché insomma non è stato semplice all'inizio. Sai? Però non mi sembra, Silvano, uno che si abbatte, lei, eh? No, però ho fatto pure un percorso psicologico. Che serve, perché uno, perché sennò se ti demoralizzi dopo, insomma, bisogna cercare di andare avanti. Comunque, è a successo. Cosa pensi per andare avanti? Penso alla vita, adesso insomma fisicamente un po' siamo meglio, dopo, perché poi nel senso in ospedale tutto quel tempo ho avuto anche dei problemi anche di salute, nel senso dovuti un po' che insomma, ma adesso stanno un po' guarendo, insomma, ecco, quindi... Dovuti all'incidente o sì, all'incidente, però che sia all'ospedalizzazione, nel senso un po' problemi un po' di fegato, nel senso poi dopo ho dovuto fare altre operazioni che non c'entravano con la cosa, che erano in previsione prima, quindi è stato un continuo sempre operazione. Con gli ospedali? Speriamo di sì, Senta, questa protesi è a vita oppure va fatta una manutenzione, va cambiata? Certo, quella quando ci sarà bisogno va fatta una manutenzione, poi dopo i tempi non lo so, nel senso quando può durare, non può durare. Chiaramente roba elettronica, quindi sicuramente ci sarà bisogno di manutenzione. Poi, insomma, come ho detto, è abbastanza delicata, nel senso non è che uno ci può andare al mare. Non ci è può un andare... giocattolo, ecco. Questo è poco, bisogna... ma sicuro. Si è accorto, le chiedo se le dà fastidio, dello sguardo delle persone, cioè come la guardano quando indossa la mano? No, veramente ce l'avevo prima. Ce l'aveva prima? Prima, perché... sempre per quella cosa, per quel percorso psicologico, perché poi nel senso uno come una sorta di vergogna, nel senso, infatti io la mano prima la tenevo sempre in tasca, cioè anche quando andavo in giro, per paura, insomma,
Non lo so perché, proprio una di cosa mia... Di essere osservato troppo, si sentiva un po'... Sì, probabilmente per quello, sa, perché... Però insomma adesso, diciamo, ci ma faccio meno caso. Ma immagino i bambini come la guardano, come un supereroe. Sì, certo. E beh sì, magari beh, fa piacere. Beh, è un supereroe, lo è in effetti, insomma. Perché insomma ci vuole coraggio per ripartire, dire. Riaffrontare poi le difficoltà del quotidiano che a noi sembrano banali e per lei invece sono ogni sì, volta sì. Delle piccole sfide. Eh no? Sì, poi dopo ogni volta che riesco a fare qualcosa è una piccola conquista e quindi mi viene sempre voglia di andare avanti, 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 ecco quello. E quindi insomma in questo periodo sto abbastanza bene, ecco. Prossimo Natale si farà l'albero, il presepe a casa magari. Sì, eh? Sì. Aiuterà un po' Dora. Vada. C'è qualcuno che vuole ringraziare? Ringrazio a parte mia moglie, eccetera, vorrei ringraziare tutti, la bella famiglia, gli amici, i chirurghi di Ancona, del Torrette, tutti quanti, che poi non solo è intervenuto uno, perché ho due mani, insomma, sono c'è intervenuti. C'è stato un lavoro di squadra. Sì, di squadra, sono molto bravi. Pure il fisioterapista Ivan Malavolta di Ascoli, che era esperto proprio della mano, perché la cosa importante, dovevo recuperare anche le tre dita rimanenti, dovevano essere in condizioni certo. Perfette, perché è l'unica che sono rimaste e comunque danno un aiuto importante. Mm. Insomma, e quelle ci sono. E quelle ci sono, per fortuna. E funzionano per il momento. Funzionano. Silvano, grazie. Io le vorrei stringere la mano. Proviamo a fare? Proviamo. Proviamo a farlo in diretta. È la prima volta? Proviamo. No, beh, no. Allora, faccio piano. Ok, eh. Sì. Ecco. Mi sembra un ottimo risultato. Mi sembra davvero un ottimo risultato. Ecco. Silvano, è stato veramente un piacere. Grazie, grazie per a voi. Averti raccontato. Grazie a voi. E grazie a Dora che oggi ti ha accompagnato. Sì, grazie, in bocca al lupo. Okay, crepi, grazie. Noi amici ci fermiamo qui, torniamo subito dopo la pubblicità con i nostri collegamenti, i nostri inviati e soprattutto le tante storie. A tra poco. Ed ecco, ci siamo pronti a ripartire perché in questa lunga diretta vi raccontiamo anche ciò che ci accade intorno e lo facciamo come sempre attraverso i nostri inviati. Vado a collegarmi ora a Civitanova dove c'è la nostra Daniela Gurini perché dalle 6 di questa mattina e verosimilmente fino alla tarda serata andrà avanti una manifestazione di protesta degli agricoltori del terzo settore. 100 trattori che vedo già in parte schierati alle spalle della nostra Daniela. Buongiorno a te e al tuo ospite. Buongiorno a te Jessica, grazie della linea. Sì, noi sono con Rossano Catinari, un agricoltore che è stato coinvolto da una libera associazione da poco costituita da un comitato e quindi è tra coloro che ha cercato di riunire anche altri colleghi qua dalla provincia di Macerata e Fermo Ascoli. Siete già un centinaio di trattori, come potete vedere alle mie spalle ce ne sono alcuni, ma poi insomma sono tutti dislocati e altrettante persone, ma tante ne stanno arrivando. Rossano, come mai avete deciso di trovarvi qui, fra l'altro un po' slegato dalle altre varie associazioni di categoria che vi rappresentano? Sì, buongiorno. Siamo qui perché ci siamo un po' slegati dalle associazioni, perché le altre manifestazioni finora fatte da altre associazioni sindacali che io ho partecipato, sinceramente non hanno avuto tanto riscontro da parte nostra, degli agricoltori. Quindi ecco, il tempo è quello che è, e noi non abbiamo più tempo di aspettare, quindi ci siamo messi d'accordo solo ed esclusivamente tra agricoltori della nostra zona
E stiamo qua protestando. Ecco, i punti in particolar modo, ce ne sono tanti di argomenti, sì. Quali sono? Facciamo un decalogo dei punti più importanti. Allora, il punto più importante che noi oggi ci troviamo qua sono le regole restrittive che hanno imposto, che ci stanno imponendo l'Europa. Perché sinceramente qua noi stiamo un po' in disaccordo con diverse regole. Ecco. Ecco, facciamo un esempio, andiamo nello specifico, regole che riguardano lo sfruttamento e l'uso dei terreni e cos'altro? Sì, noi ci vogliono imporre e ci stanno già imponendo di tenere il nostro 4% della nostra azienda, dei terreni praticamente incolti. Per quale motivo? Ma regole green dicono per l'inquinamento, però allo stesso tempo ci danno dei contributi magari per acquistare il mezzo, cioè sono regole contraddittorie. Mm. E poi abbiamo anche saputo, io ovviamente questo le associazioni di categoria lo sanno, e noi non siamo stati mai avvisati su quello che sta succedendo e quello che vogliono fare in Europa. Noi non siamo stati mai aggregati a fare una riunione, ecco. Insomma, mi pare di capire, Daniela, chiedono anche più partecipazione nei tavoli decisionali. Allora, Daniela, non ti sente il nostro ospite, sì. Quindi glielo dico. Quello che chiedete è anche più partecipazione ai vari tavoli decisionali. Certo, ovviamente, sì. Bene, noi sicuramente, Jessica, approfondiremo questo per il TG, quindi insomma poi continueremo a fare immagini, a documentare quella che è una protesta questa mattina, che è anche molto ben ordinata con tutte le forze dell'ordine e che prevede una serie di sfilate, di trattori che un po' diciamo ostruiscono il traffico, ma in realtà non lo bloccano, quindi diciamo che è stata una protesta ben organizzata per farsi sentire, per creare un leggero disagio, ma sono scortati dalla polizia e carabinieri, per cui è tutto coordinato e ben ordinato. Quindi da Civitanova possiamo dire è tutto. Grazie alla nostra Daniela Gurini. Naturalmente nel corso del nostro notiziario sapremo di più anche di come evolverà questa giornata. Amici, non so voi, ma io in questo momento mi sento, come dire, un po' sì, fuori posto. E allora vado a raggiungere i miei prossimi ospiti nel nostro grande studio e sto parlando di due fuori posto per eccellenza, Luca Strappelli e Valerio Latino. Benvenuti ragazzi, come state? Tutto bene. Luca, oggi un total white che insomma è un po' angelico. Mi sento angelico. Ti senti angelico, che meraviglia. Allora, stanno per tornare, anzi torneranno proprio stasera, i fuori posto, questo format che abbiamo imparato a conoscere e anche ad amare. Luca. È un progetto che è davanti, sono molto orgoglioso di questo cammino che stiamo percorrendo e stiamo facendo. Appunto saremo stasera al Teatro Polifunzionale di Pineto per aprire la settimana paralimpica, quindi un progetto davvero importante. E abbiamo anche la locandina, se la nostra regia ci aiuta in supporto, così mostriamo tutte le coordinate di questo evento. Alle 20:30, Teatro Polifunzionale Pineto. Ecco, un progetto davvero ambizioso che racconta le storie di vita di tante persone. Quest'anno, come dire, la rosa dei fuori posto si è ampliata ulteriormente. Tra poco ascolteremo la storia di Valerio, che mi ha toccato e mi è piaciuta moltissimo. L'anno scorso ne abbiamo viste altre, tutte belle, tutte personali, tutte uniche, un po' come siamo noi, no? Siamo tutti certo. Diversi e questo è un valore aggiunto. E ogni volta devo dire che tutti fuori posto mi fanno un regalo, perché io imparo tantissimo da loro, quindi sembra una frase fatta, ma davvero prendo tanto. Ed eccola qui la locandina multicolor, che richiama un po' anche i colori, diciamo, della bandiera della pace, divenuta simbolo di tante battaglie. Noi siamo davvero tutti colorati, diversissimi, e questo rappresenta pienamente il nostro essere. Il primo appuntamento del 2024? No, abbiamo già realizzato due rappresentazioni all'Istituto di Poppa Rozzi, l'Agrario di Teramo.
per i ragazzi. Insomma, vi siete subito messi sotto con il nuovo. Tanti altri spettacoli da realizzare. E ne parliamo tra poco. Intanto vediamo delle immagini, perché questi sono dei pazzi scatenati, al di là di tutto. Vediamo Germana e Sara in uno sketch davvero divertente. Nel loro momento, come dire, più formale e istituzionale, direi. Sì, sì. Cioè, assolutamente serioso e imperturbabile. Anche quello che ci tengo poi a dire, noi raccontiamo le nostre storie, che sono anche storie abbastanza delicate, sì, però non per farci commiserare, ma per testimoniare la forza che abbiamo avuto nel anche fare quel passo in più per superare magari una difficoltà, perché... E piangersi addosso non è la soluzione migliore, assolutamente. E anche noi vogliamo raccontare le storie dei fuori posto. Io aggiungerei: chi nella vita non si è mai sentito nessuno fuori posto, nel posto sbagliato? Poi però, grazie a Dio, queste storie ci raccontano anche di chi un posto l'ha trovato. E adesso torna questa, la nostra scatola dei ricordi, e passo da quest'altra, Angel e David un po', perché Valerio è quasi in black. Se fossi vestito di rosso forse sarebbe stato ancora più azzeccato. Più azzeccato. I due, il diavoletto e l'angioletto sulle mie spalle. Però no? Poi gli occhi dicono tanto, insomma, di diavolo a pochissimo. Valerio. Oddio. Proviamo a scoprire che cosa dicono gli occhi e anche la voce di Valerio, lo facciamo in questa bella intervista. Allora, Valerio. Valerio nasce Valeria. Valeria, esatto. E poi che cosa accade in questo lungo percorso? Accade veramente di tutto, in realtà. Accade di tutto. Niente, sono qui oggi a raccontare la mia esperienza, perché è l'esperienza di una persona transgender. E allora facciamolo attraverso le tue parole. Guarda qui. Io sono Valerio, sono un fuori posto perché prima ancora che nel mondo, un posto ho dovuto cercarlo dentro me stesso. Sono Valerio e sono un ragazzo transgender. Che vuol dire? Vuol dire che sono un uomo, un ragazzo come tanti, ma a differenza di tanti, sono nato in un corpo femminile. Ricordo che da piccolo mi sentivo confuso e un po' spaesato, non capivo il perché di molte cose. A scuola, maschi da una parte, femmine dall'altra, io mi sentivo sempre nel posto sbagliato. Non sentivo di esistere, un odio accecante mi bruciava dentro, una rabbia incontenibile. Mi sentivo una bugia. Nel 2019, a 18 anni, ho scoperto l'esistenza di altre persone trans con vite normali. Voleva dire che esisteva un modo per vivere, per poter essere me stesso. Da lì è cominciato un cammino lungo e tortuoso che mi porta qui oggi, finalmente felice e grato alla vita. Valerio. Luca già piange. Luca, per favore, abbiamo appena iniziato, non incominciamo, No, Luca è molto, molto, molto sensibile. Ma devo dire che la sua storia mi ha preso particolarmente, perché un po' mi ci sono ritrovato, anche se è un percorso completamente diverso. Poi quello che mi ha colpito di Valerio, la prima sera che l'ho visto, perché lui fa parte del cast da poco, era nel pubblico, io non lo conoscevo affatto, non sapevo della sua storia. Però il suo sguardo e quegli occhi così presi, interessati a quello che noi stiamo facendo, mi ha aperto un mondo. Poi, ascoltando la storia, insomma, ancora di più mi sono emozionato. Ogni volta che la sento non riesco a non avere i brividi, diciamo, perché sono storie belle, ma soprattutto lui ha un bel percorso dietro, una bella famiglia. È vero, mi ha colpito molto, come dire, la sua maturità, perché Valerio è molto giovane, quanti anni ha? 23, hai? Appena fatti, quindi freschi freschi. Freschi freschi. Ecco, 23 anni, sei,
come dire, molto giovane, ma è anche una grande consapevolezza, frutto di un percorso, immagino, interiore che tu hai dovuto fare prima di tutto con te stesso, certo, prima sì. ancora che con il mondo. Un percorso con te stesso che inizia da quando eri piccolo, mi racconti. Esatto, sì, sì, sì. Come appunto si è sentito nella storia, io mi sono accorto della mia esistenza nel mondo molto presto, un po' forse per sensibilità o per, non so, per un modo di essere, un po' perché sentivo appunto questa, cioè notavo che c'erano delle incongruenze tra me e le altre persone, quello che mi attirava, a cui sentivo di appartenere, e altro invece che mi diceva il contrario, quindi diciamo che da subito, oltre alla sensibilità, c'è stata proprio una richiesta da parte del mondo di osservarmi, farmi delle domande, cercare un po' appunto quello che era il mio posto, perché all'apparenza sembrava non poterci essere un posto. Non coincidere con quello che esatto. era la tua percezione. A proposito di percezione, parliamo di sensi, e lo facciamo attraverso degli oggetti che tu hai portato qui. Sì. Direi di partire dal primo sì. che ci siamo detti. Magari questo, sì. che ci è utile, diciamo, per lo storytelling. Esatto, che è un bellissimo specchio, un po' rudimentale, uno specchiettino da... Però, insomma, fa la sua funzione, fa esatto, il suo. Sì, sì, pur sempre uno specchio, quindi non ci dispiace. Perché hai scelto lo specchio, Valerio? Questo oggetto qui perché è un po' il grande simbolo della ricerca interiore, no? Del doppio, dello specchiarsi, vedere la propria immagine. E ho avuto per moltissimo tempo una paura, se vogliamo, negli specchi, come capita a tutte quelle persone che con la propria immagine ci fanno un po' a cazzotti. E questo accadeva appunto perché io percepivo la mia esistenza in quanto Valerio, mi sentivo una persona come tutte, e poi in realtà nel confronto col resto del mondo e anche nell'osservare me stesso, effettivamente l'immagine era un'altra. Era quella di magari una ragazzina, di una persona, appunto una donna che cominciava a crescere nel mondo. A me questa cosa faceva stare malissimo, quindi diciamo che gli specchi erano proprio banditi. Tu mi racconti che il primo, diciamo, ostacolo ce l'hai quando frequenti le scuole primarie, di fronte esatto. alla scelta del grembiulino. Esatto, sì. Appunto perché, come ben sappiamo, c'è l'assoluto rigore, il grembiulino azzurro per i bambini e il grembiulino rosa per le bambine, e diciamo che, dicevo sì, ma se io sono come voi, no? Che appartengo al vostro gruppo dei bambini, perché poi ho questo oggetto che mi rappresenta come bambina, cioè io non mi sento così, e quindi inizialmente poi anche crescendo... Ma ne parlavi ai tuoi di questa forma di disagio? No, no, i miei non hanno mai avuto modo di approcciarsi, diciamo, a questo disagio dalle mie parole, ma solo dai miei comportamenti, perché appunto manifestavo la volontà di vestire in un altro modo, di comportarmi in un altro modo, entravamo in un negozio, e andavo direttamente nel reparto maschile, e loro lo interpretavano magari come una preferenza di gusti. È una ragazza dal look sportivo. Dal look sportivo ho sentito questa frase, penso, almeno una volta al giorno per 15 anni, e a me faceva proprio arrabbiare, perché dicevo, no, non è un look sportivo, non c'entra nulla, è proprio che però è il mio posto. Esatto. Non riuscivi a dirlo, sì. E quindi forse, diciamo, è difficile poi che gli altri riescano anche a incoraggiarti se non lo sanno, non certo, lo immaginano. Esatto. No? Una cosa interessante che mi disse una settimana fa una ragazza che ha affrontato il percorso opposto al tuo di affermazione del genere, da quello maschile a quello femminile, è stato: prima di diventare Maura io ho avuto un momento macista addirittura, in cui andavo in palestra, volevo aumentare la mia massa muscolare, volevo insomma essere quello che non accettavo di essere in fondo. Modi diversi, tu hai avuto una carriera sportiva agonista molto importante, sì, peraltro. Sì, sì, sì. Sì, con anche grandi successi, una carriera quasi avviata, quindi diciamo che tutto faceva intendere che quella sarebbe stata un po' la mia direzione. E a me piaceva moltissimo, lo sport continua a piacermi molto, ma comunque lo vivevo con moltissima fatica, perché giustamente io gareggiavo con le altre ragazze. E diciamo che lì per lì... così era, cioè non avevo neanche idea che esistessero altre persone che vivevano la mia stessa realtà, quindi io me ne ero fatto una ragione, ho detto vabbè, questa è la vita mia, così deve essere, va bene. Però l'esposizione, il corpo, comunque mi mettevano un grandissimo disagio, perché mi costringeva ad un'esposizione con un corpo che io non riconoscevo come mio, comunque non conforme alla mia interiorità. E quindi lo sport, dall'altra parte,
è stato un grandissimo aiuto, perché mi ha permesso di sfogare, di incanalare tutta una serie di energie. Cose che tenivi dentro. E infatti qui c'è qualcosa che ci richiama, no? Qui abbiamo dei lacci, sono appunto tre lacci diversi, perché è un po' il manifesto del mio amore per gli sport in generale, proprio come luogo di sfogo, di energia e libertà, mettiamola così. E anche di crescita. Perché anche poi di crescita, assolutamente, da tantissimo, veramente, no, sì. A misurarci con le nostre debolezze, ma sì, anche con le nostre potenzialità. E infatti diciamo che lo sport è stato proprio il canale attraverso cui ho potuto vivere il mio corpo in degli anni in cui non mi era permesso, per me stesso. E fa strano, insomma, sentirtelo dire, perché la premessa è stata questa, che tu sei molto giovane, oggi si parla tanto anche di educazione gender, quindi si è rotto un po' il tabù, si certo, sono rotti gli argini, ma è chiaro che nei contesti forse più provinciali, più ristretti, attraversare un percorso di transizione è più difficile, perché si scontra con il pregiudizio, la paura forse, sì, no? Verso il considerato diverso. Sì, la cosa che ho scoperto, ho notato almeno facendo questo percorso, è che l'arma più forte proprio è la conoscenza. Cioè io, parlandone con amici, parenti, conoscenti, c'è subito magari un'ottica di pregiudizio, nel senso che non si conosce e quindi si ha paura di qualcosa che non si può controllare. Nel momento in cui racconto di me stesso, racconto la mia storia e quindi diventa una storia umana come quella di chiunque altro, le persone automaticamente si tranquillizzano, perché capiscono che è semplicemente un'altra esperienza come ce ne possono essere moltissime. E quindi, anche se viviamo in un contesto piccolo, come veramente capita molto spesso, per me come proprio... Come è capitato a te per tanti anni. Per tanti anni, tant'è sì, sì, sì. È vero che tu poi, finita la scuola superiore... Scappato a Milano. Sì, e sì, scegli sì. Milano, come dire, non a caso. Esatto, non a caso, perché era il posto più lontano che conoscessi e più aperto. Proprio mi piace il termine aperto, perché è talmente grande, con talmente tanta gente che... alle persone non importa quello che fanno gli altri. Quindi, volevi, diciamo, un po' perderti nel mondo. Esatto, sì. Paradossalmente perdermi per trovare un po'. Sì, esatto. E in effetti Milano ti ha restituito una consapevolezza diversa. Sì, 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 mi ha dato tantissime occasioni di osservarmi, di ascoltarmi, anche capire che anche in un posto piccolo il problema non è il pregiudizio, ma il fatto che non ci sia conoscenza. Perché io ricordo appunto di quando ero ragazzo e vivevo a Teramo, che davvero io non sapevo quello che mi stesse accadendo, non perché sia qualcosa che non esiste o che non si sente, ma semplicemente che non viene raccontato. Quindi anche banalmente parlarne è importante, perché mi metto nei panni di un ragazzino che adesso ha 12 anni e vive la mia stessa realtà e magari dice, ah cavolo, ma cioè, ci arriva prima che c'è un modo per esistere in un posto. Senza sì, magari passare per varie travagliate, esatto, sì, vicissitudini. Sì, sì. Ecco, lo scopri abbastanza presto che c'è un posto possibile per te una volta arrivato sì, a Milano, dopo 6 mesi, diciamo, sì, dal esatto, tuo arrivo, circa. Sì, diciamo che dopo 6 mesi avevo già avuto modo di incontrare varie persone, farmi determinate domande e acquisito una consapevolezza tale per cui dopo 6 mesi ho detto ok, ho scelto bene il posto in cui voglio iniziare questo percorso, perché ho scoperto l'esistenza appunto di altre persone trans tramite il video di un ragazzo su YouTube. Nel luglio, prima di partire per Milano, ho detto, ma magari Milano è veramente il luogo dove posso esplorare un po' questa realtà, dove magari ci sono altre persone che poi ho incontrato, quindi è stato molto, molto bello. Torni a casa durante le vacanze, esatto, torno e a casa, prendi i tuoi amici. Esatto, prendo i miei 3 amici più fidati. E... chi sono? Li vogliamo salutare? Certo. Beh. Sono Dibba, che è una mia amica storica dalla prima elementare, quindi... un grandissimo abbraccione, Federica e Greta, diciamo che questi sono proprio i 3 pilastri della mia vita, le amicizie più storiche. E loro si sono confermate esserci anche, soprattutto in quel assolutamente momento. Assolutamente sì. L'avevano capito? Diciamo che era noto a tutti, ma nessuno l'aveva capito. Nel nessuno senso si azzardava a chiedere, forse. Sì, no, esatto, esatto, sì. Con molta sensibilità, quindi, certo, per cui sì. Era palese, perché il mio comportamento nel mondo e la mia immagine nel mondo era già quella, per fortuna direi anche. Ma tu ti sei mai innamorato sì, di un ragazzo? No. Di un ragazzo mai? Di un ragazzo non mi è mai capitato. Chi lo sa se nel futuro questa cosa accadrà? Ma non lo diciamo, perché oggi c'è pure Sara qua. No, non sia mai. Però quindi... non mi è mai capitato, no. Non, e anzi, è stato molto divertente che io vivevo con moltissima paura il fatto di sentirmi Valerio e quindi normalmente di avere una serie di
interessi che rientrassero in una sfera che non era prettamente quella che si vedeva, quindi non volevo essere ambiguo, avevo paura del giudizio, paura che gli altri non potessero capire e quindi inventavo una serie di stratagemmi per rientrare un po' nella... Oggi ce l'hai ancora questa paura? No, basta, no, per basta. Fortuna no, 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 no. Diciamo, il banco di prova, il tuo battesimo di fuoco, dopo varie peripezie, dopo averne parlato prima con gli amici, poi a casa, anche qui hai avuto, diciamo, comprensione cauta, chiamiamola sì, famiglia. Una grandissima accoglienza con tanta paura, però molta accoglienza, sì. Poi il terzo step, e arriviamo all'altro oggetto. Un oggetto a cui tengo tantissimo, che è un foulard da scout. Perché nella tua complicata e movimentata vita non ci facciamo mancare sport, nulla, esattamente. Ci sono anche gli scout. Esatto, perché vado a Milano e Milano è molto attiva dal punto di vista scoutistico, non solo cattolico ma anche laico. Sì. E io ho trovato appunto un ennesimo posto, perché ne ho trovati tanti nella mia vita, come capo scout nel quinto gruppo di Milano e quindi come ogni capo scout avevo a che fare con ragazzini di varie fasce d'età, il gruppo di capi con cui organizzavamo le attività, le uscite, il gruppo dei genitori, dei ragazzini, quindi diciamo un grandissimo ventaglio di umanità e io ho vissuto l'inizio del percorso stando a Milano e quindi vivendo già nel gruppo scout. Quindi mi sono presentato all'inizio con una personalità, cioè comunque con un nome femminile perché ancora non avevo modo di fare altrimenti e poi nel tempo finalmente ho potuto raccontare della mia esperienza. Esperienza che mi ha fatto anche riflettere un po' perché dicevo ma comunque sono piccolini, magari sono preadolescenti, adolescenti, magari è un momento delicato, magari non lo racconto, lo tengo per me. Cioè, avevi timore di ingenerare più confusione in loro? In un certo senso sì, o comunque di andare a provocare quasi a recare un danno. Nella mia testa c'era questa cosa qui. Ma e nella tua testa e nel tuo sentire c'è mai stato uno stato di confusione? Sì, tantissima, per vari motivi. All'inizio perché non capivo come questa cosa fosse possibile. Dall'altra parte perché non sapevo come gestirla. Adesso confusione diciamo che non ce n'è più, per fortuna, perché il percorso che ho fatto mi ha portato anche ad avere certezza su molte cose. Ed è importante in questo caso quindi farsi affiancare anche da una figura professionale, da uno psicologo. Assolutamente, sì. Che ci aiuta magari a capire se abbiamo avuto un'intuizione. Fughiamo il campo da parole come vizi, capricci e quant'altro. Io esatto, sono bandiamole. Parole che vorrei bandire esatto dal nostro vocabolario, soprattutto trattando questo genere di storie. Parliamo però di una figura tanto necessaria a tutti, perché voglio dire, per orientarsi nella vita e per conoscersi a volte è meglio farlo attraverso gli occhi di qualcun altro che ci sappia indirizzare. Nel tuo caso ancora di più, perché ha rafforzato esatto. Quello che tu già sapevi. Sì, 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 perché diciamo che il percorso prevede comunque una parte iniziale di percorso psicologico, prima che giuridico e medico, ma ancora prima del percorso psicologico guidato, del percorso di affermazione di genere, ne ho fatto uno indipendente, appunto per andare a esplorare un po' quella che era la mia personalità, la vita che avevo vissuto fino a quel momento e per avere la certezza assoluta che le mie idee non derivassero magari da influenze esterne ma fossero veramente delle necessità, quindi non una voglia o un vezzo così ma proprio il mio percorso, quindi la piena realizzazione della mia esistenza. Nelle mani ho qualcosa di molto caro a me, cioè che è il mio, come dire, strumento del mestiere, sì. L'agenda bianca, non nera né rossa, sulla quale insomma prendo un po' appunti quando mi interfaccio con i miei ospiti. È uno strumento caro a me e caro anche a te. Esattamente, e infatti ne abbiamo qui un altro. Questo è stato uno scrittissimo, che è appunto un'altra agendina nera stavolta. Molto perché ordinata però, devo molto dire, basic, sì, per sì, essere sì. Quella di un adolescente è abbastanza sì, sì, ordinata. Sì, sì. Sono molto metodico e per me è molto importante appunto perché uno dei primi posti in cui mi sono ritrovato è stato proprio la scrittura. Oggi Valerio è felice? Molto, moltissimo, veramente tanto. Oltre che felice, che magari può essere un'emozione un po' transitoria, proprio realizzare, mi sento bene col percorso che sto facendo, con le scelte che ho fatto, quindi anche dove trovo difficoltà, comunque c'è la volontà, la gioia di accoglierlo, quindi sono molto felice, sì. E alla tua grande famiglia se ne è aggiunta un'altra, quella dei fuori posto. Non ti sei più sentito solo? Mai, mai, presentissimi. Siamo contentissimi di questo ingresso, davvero. Poi voglio riprendere un po' le parole che ha detto Valerio. Lui faceva parte degli scout e aveva il timore di magari dire anche troppo, di non avere il linguaggio adatto per dei ragazzi comunque molto giovani.
mi sono scontrato con un insegnante, perché noi portiamo questo spettacolo nelle scuole soprattutto e trattiamo anche il tema dell'omosessualità, io racconto la mia storia. E, perché credo che sia importante la conoscenza sempre e sin da piccoli, certe cose esistono da sempre, quindi naturalmente bisogna approcciarsi con i ragazzi con un linguaggio che sia adatto a loro, ma le cose non vanno nascoste. Mai. E diciamo, se la nostra funzione è anche quella di portare alla luce le storie, speriamo di darvi una mano in questo senso. Grazie. Allora, ultimi 10 secondi, ricordiamo questa sera l'appuntamento con lo spettacolo. Teatro Polifunzionale di Pineto, ore 20:30 per aprire la settimana paralimpica, poi saremo il 12 febbraio invece sempre al Teatro di Pineto per la giornata dedicata ai calzini spaiati. E noi continueremo a parlarne dei fuori posto, perché Luca ci porterà anche altre storie all'attenzione. Grazie piacere. A Valerio, grazie, a te. Grazie per esserti raccontato, tanti tanti in bocca al lupo. Grazie per tutto. E grazie al mio angelo Luca Strappelli. Un saluto a tutti i fuori posto del mondo, ne siamo parecchi. Adesso, amici, cambiamo decisamente argomento. Vado ad Ancona, dove c'è la nostra Teodora Stefanelli, perché prende il via oggi in Corte d'Appello il processo di secondo grado per omicidio colposo dopo la morte di un bambino deceduto a causa di un'otite forse mal curata, lo dirà naturalmente la magistratura. Buongiorno Teodora. Buongiorno Jessica, sì, mi trovo in Corte d'Appello ad Ancona, dove sta per iniziare il processo al medico pesarese omeopata Massimiliano Mecozzi. Mecozzi è stato condannato, lo accennavi, in primo grado per la morte del piccolo Francesco Bonifazi di 7 anni. Il piccolino aveva un'otite batterica bilaterale e i genitori, insomma, avevano scelto di curarlo con prodotti omeopatici su consiglio proprio del dottore. L'infezione poi si aggravò e il bambino purtroppo morì al Salesi il 27 maggio del 2017, ed ecco perché il processo si è tenuto proprio tra le mura dei tribunali di Ancona, dei tribunali dorici. Anche i genitori nel 2019 furono condannati a 3 mesi pena sospesa in concorso in omicidio colposo. Adesso invece partirà il processo d'appello per il medico omeopata. Naturalmente noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni del telegiornale e su tutto quanto questa triste vicenda, purtroppo. Come sempre alla nostra Teodora Stefanelli per il suo straordinario lavoro. L'appuntamento è con il nostro TG Marche delle 13. Ora amici ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, al rientro insomma racconteremo un viaggio molto particolare. A tra poco. Le guerre ai confini dell'Europa ci riguardano tutti perché incidono nelle nostre vite, nelle nostre economie e soprattutto nelle nostre coscienze. La pace è un grande tema che ha a che fare con la cultura. Due parole che ci piace abbinare insieme, perché davvero la cultura, quella che si fa promotrice di valori giusti e democratici, lo ricordiamo, esiste anche un certo altro tipo di cultura, va sempre incoraggiata. Un uomo di cultura, ma soprattutto un uomo che ha fatto del giornalismo la sua passione, il suo mestiere di vita, oggi ci racconta un lungo viaggio iniziato all'alba del marzo 2022, quando alle porte ad est della nostra Europa parte l'invasione della Russia in Ucraina. Noi siamo voluti partire dalle parole del Capo dello Stato pronunciate al discorso inaugurale di Pesaro, capitale della cultura. Buongiorno a Pierfrancesco Cursi, giornalista e scrittore. Buongiorno. Benvenuto. A te Jessica, grazie. E allora parliamo del tuo viaggio che sei riuscito, come dire, a raccontare in un bel libro edito da Infinito Edizioni. Il titolo è Checkpoint Kiev, per la precisione, perché anche qui c'è tutta una fonetica, c'è tutta una storia e naturalmente racconta quello che ti hanno raccontato quelli che
non hanno spesso voce, cioè quelli che nei luoghi dove si consumano le guerre vengono spesso silenziati. Sì, al di là di tutti i concetti di geopolitica, dei grandi del mondo, delle posizioni politiche di un conflitto, ci sono le storie dal basso delle persone. Io nel mio libro l'introduzione è di quella che io ritengo un po' il faro della mia professione, che è Anna Politkovskaya, la giornalista russa che è stata ammazzata dentro il suo palazzo nel 2006. Il giorno del compleanno di Putin. Esattamente, il giorno del compleanno di Putin, e questo ci è un filo diretto. E quello che lei, è una frase talmente semplice e banale per tutti noi, quello che dice: noi, un giornalista deve raccontare ciò che vede, e quindi questo è quello che io di solito faccio quando, sia nello svolgimento del lavoro di tutti i giorni, ma soprattutto in questi reportage in giro per il mondo, e non cambia la situazione con quello che è la storia dell'Ucraina. In questo libro ci sono storie di tante persone, delle persone che vivono nel paese, che vivono la sofferenza, ma che non hanno deciso di non mollare. Ci sono storie drammatiche di chi lascia, gli sfollati interni, i profughi, e quelli che stanno in prima linea a lottare, a combattere, insomma, è un mix, insomma, di storie dal basso, sì. E ci sono anche le tue sensazioni, evidentemente, durante questo viaggio che parte dalla tua città, da Ancona. Sì, il primo viaggio è stato un viaggio conoscitivo, proprio 10 giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina da parte della Russia, perché questo è sempre bene ricordarlo, non c'è stata una dichiarazione alternativa. Il primo viaggio è stato in furgone per portare degli aiuti alla popolazione civile a Leopoli, che è questa città dell'Occidente, comunque toccata dal conflitto, e successivamente ci sono state altre 7 missioni, in totale ne ho fatte 8, l'ultima un mese e mezzo fa. E in questa prima missione ho preso contatto appunto con quella che era la situazione di un paese alle porte dell'Europa, perché ricordiamolo, l'Ucraina ancora non è uno Stato membro dell'Europa, ha chiesto e ottenuto lo status per entrare, le procedure sono abbastanza lunghe, e quindi quello è stato il primo viaggio, e ne sono seguiti tanti altri, poi quello successivo in particolare, che alla fine di marzo racconta di quella che era la prima vera battaglia campale che c'è stata in Ucraina, che è stato quello per la tenuta della capitale, Kiev. Perché tu arrivi a Leopoli in un primo momento. Primo momento arrivo a Leopoli. Una delle città più duramente colpite nella fase iniziale dell'assedio. Era soprattutto la città cardine di quello che era poi erano tutte le rotte dei profughi. Leopoli era la città di arrivo, era la città di trasferimento di milioni, poi si sono riversati in milioni di persone, di famiglie. Qui voglio ricordare che se l'Ucraina ancora sta reggendo non è soltanto grazie alle questioni militari, alle questioni belliche, agli sforzi dei soldati, ma è centrale la figura della donna. La donna, lo ripeto, anche perché questo libro è dedicato a delle donne. Sì. Sia nel particolare che in ambito generale. E l'Italia ne ha esperienza nella sua storia, soprattutto delle tante donne partigiane che insomma contribuirono in maniera attiva, diretta e indiretta alla resistenza. Le staffette non solo, ma poi erano un po' tutto l'architrave di quello che era poi la vita di tutti i giorni, perché passano i secoli ma le guerre restano sempre le stesse. Sempre le stesse. E chi si accollava allora e chi si accolla adesso, la cura di questo, io ricordo ai varchi di frontiera con la Polonia, ricordo queste code di donne che si devono prendere cura dei figli. E c'è proprio in questo passaggio diverse cose che tu hai scritto che mi hanno colpito tantissimo. In primis i bambini, scrivi che non possono lamentarsi, non possono piangere. No, io ho notato questa loro consapevolezza di essere dentro una cosa molto più grande di loro, di essere in linea con quello che deve essere una crescita, di non aver tempo per occuparsi di ciò che sta accadendo, ma la loro
Consapevolezza mi ha colpito tantissimo. Le stime parlano di centinaia e centinaia di bambini morti in questo conflitto. Ricordo, parliamo di un conflitto a due velocità. Certo. Parliamo di un conflitto che si va componendo ormai da 2 anni, perché siamo vicini al secondo anniversario, sul fronte, e poi c'è questa linea, questa strategia da parte dell'esercito russo di bombardare le città. E lì ci sono le vittime civili e i bambini. Ricordiamo anche i tanti bambini che sono stati rapiti e deportati in Russia. E poi, durante il tuo arrivo alla dogana, 5 ore mi sembra di controlli, tu scrivi una cosa che mi ha un po' fatto riflettere. Per la prima volta mi sono sentito spogliato della mia dignità. Sì, a me ha colpito molto la durezza di quei controlli, non nei miei confronti ovviamente, ma proprio non dimenticherò mai il freddo di quei giorni. Oggi per esempio è una giornata abbastanza fresca qui da noi. Io ricordo quei giorni, le temperature erano rigidissime e c'erano queste donne in fila. E io li osservavo dal mio punto di vista privilegiato, e quindi questa cosa mi ha colpito e ricordo ad esempio, anche credo di averlo riportato anche nel libro, di una donna che si è accasciata e poi purtroppo è morta, e queste scene le ho viste poi anche nelle occasioni successive, in questo centro di accoglienza che era stato allestito in questa città polacca, Przemyśl, al confine con l'Ucraina. Sì, devo dire che sono scene che, al di là di quello che può essere la violenza del conflitto, perché poi ovviamente nel corso dei mesi e degli anni ho potuto appurare anche tutte le immagini di morte, cioè degli obiettivi civili appena colpiti, con i feriti estratti e le vittime estratte dalle macerie. Nessuno di noi dimenticherà le immagini dell'ospedale bombardato. Esattamente. La strategia russa non ha avuto alcun tipo di senno, se così si può definire. Colpire gli ospedali, colpire quello che sta accadendo poi adesso in Medio Oriente, certo. La stessa cosa. Colpire gli ospedali, colpire gli impianti sportivi, colpire le scuole, colpire i palazzi civili dove la gente semplicemente vive, cerca di vivere, cerca di tirare avanti, è qualcosa che va al di là delle regole di un disintegrare conflitto. Il tessuto sociale, che però è l'obiettivo, che però ha avuto, come dire, un esito completamente opposto, in Ucraina, no? Sono diversi gli errori di valutazione che Mosca ha fatto in questo conflitto. Ad esempio l'errore di pensare che l'Ucraina sarebbe caduta con questa semplice manovra a tenaglia da sud, da oriente e da nord. In realtà poi le cose non sono andate così. Lo stesso errore di valutazione quando i russi hanno pensato che buona parte degli ucraini li accogliessero a braccia aperte, visto che soprattutto nelle parti orientali del paese si parla russo. No? Certo, nella zona del Donbass. No? Esattamente, anche nella provincia di Kharkiv soprattutto, che è la seconda città del paese. In realtà così non è stata e questo ha prodotto una cementificazione della popolazione ucraina che, ricordiamolo, era stata divisa anche dalle ultime elezioni politiche che c'erano state, le presidenziali, in cui Zelensky aveva battuto il vecchio presidente Poroshenko. E quindi il paese era diviso. Fatalmente l'aggressione russa ha unito anche le differenze. Certo, c'è una parte di popolazione che si sente più vicina ai valori e al modo di vivere, alle tradizioni, alla cultura russa. Ma questo succede in ogni paese, cioè, questo non significa che però se ci sono delle differenze all'interno di uno stesso paese, soprattutto nelle zone di confine, questo autorizzi chi che sia a invadere, rompendo qualsiasi schema internazionale
a livello bellico, quindi questo credo che sia da sempre da ricordare, perché molto spesso si dimentica questa piccola particolare. Postilla. Sì. Per Francesco, durante il tuo soggiorno in Ucraina noi ci siamo sentiti, sei stato anche in collegamento nella nostra rubrica Un Caffè Con, e ci hai raccontato minuto per minuto quello che stava accadendo, gli allarmi, bomba, e mi ha stupito il fatto che poi quando sei rientrato mi hai detto purtroppo sono tornato. Sì, ogni volta che rientro è sempre, ma non solo dall'Ucraina, anche da altre zone di crisi. Ne hai viste tante? Ma ne ho viste diverse, la Libia, questione immigrazione, i centri di accoglienza, di detenzione a Tripoli, i migranti, l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, il Niger. Qual è il comune denominatore? È la poca conoscenza da parte di chi sta qui e pensa di poter instillare pillole di saggezza senza avere piena coscienza di quello che accade nel mondo. Faccio un piccolo esempio con quello di cui si sta discutendo anche stamattina su questo famoso piano Mattei che il governo ha per arrivare in Africa e risistemare qualcosa di cui non si ha assolutamente conoscenza. Chi dice adesso vado in Africa e risolvo il problema dell'immigrazione perché farò stare meglio gli africani non ha veramente contezza di cosa significhi davvero l'impatto dei cambiamenti climatici, la povertà, le guerre, insomma, sono le guerre civili, sono la violenza, sono cose che non si possono risolvere. Dici, con delle... Non c'è la bacchetta magica che risolve... No, infatti io vado in questi posti per cercare di dare un focus e di far capire alle persone quello che sta succedendo davvero in una nazione, in un paese, con un popolo, non sempre succede purtroppo. Ed ecco alcuni articoli, peraltro ampi ed importanti reportage, ne scritti per Il Fatto Quotidiano, con cui collabori, ampia anche la tua scrittura e produzione letteraria. Questo è il libro numero? Questo è il libro numero 6. Numero 6. Lo facciamo vedere, allora abbiamo anche un'immagine di copertina, Checkpoint Kiev e non Kiev. Perché? Sì, perché... Diciamo che Kiev è la versione ucraina del nome, come tutte le città, e non solo le città, i nomi anche dei nomi propri di persona. E Kiev, diciamo, è la versione più europea, ma anche la versione russa. Quindi con questo titolo ho voluto dare anche una connotazione, perché il confronto, e io l'invasione dell'Ucraina la racconto dal campo, come si evince appunto dalla... E come ha scritto nella sua bellissima prefazione al tuo libro, in cui parla appunto di un testo importante riferito a Checkpoint Kiev, il professore Vittorio Emanuele Parsi, che purtroppo sappiamo, insomma... Sono buone notizie. Ci sono buone notizie, sì. Questo ci fa davvero piacere, un volto, un docente importantissimo, politologo, esperto di relazioni internazionali, durante le festività di Natale... È stato poco bene, diciamo. Sì, ecco. Adesso invece... Tutto sembra passato, è uscito ovviamente da quel momento di crisi e anzi è ritornato anche a pubblicare dei saggi. Che bella! Parliamo di una persona straordinaria, al di là di quello che delle belle parole che ha usato nei miei confronti nella prefazione, che devo dire mi hanno lasciato... Sono quelle soddisfazioni che ti ripagano per tante amarezze di questa lunga carriera di... giornalista e scrittore, devo dire. Lunghi e amari, lo dici proprio con il tono contrito di chi ha sulla sua 30 anni di esperienza, però è un mestiere, quello che abbiamo scelto, noi lo diciamo sempre, è il più bello del mondo. È il più bello del mondo e quando ancora c'è la fiamma dentro gli occhi, quando ancora uno si appassiona a determinate storie, a raccontare non solo in forma letteraria, ma anche un semplice articolo, raccontare una storia. Se c'è ancora quel fuoco significa che si è fatta la scelta giusta, poi tutto il resto è un corollario di occasioni mancate, ma questo ci sta nel corso di una vita. Qual è il ricordo più bello e più brutto che ti porti da questo viaggio in Ucraina? Il ricordo più bello sono le persone con cui sono entrati in simbiosi, le amicizie che si sono formate, non c'è un momento particolare, è proprio il ricordo, è quello di pensare a queste persone e di essere comunque sempre, di sentirci come se fosse la prima volta. Il momento più brutto è sicuramente
il missile che ha colpito un ristorante, pizzeria a Kramatorsk, io ero lì vicino e ricordo le scene dei feriti e dei morti sotto le macerie, quindi credo che quello sia uno dei momenti forse più difficili. E ti vedo con gli occhi lucidi, perché evidentemente poi queste cose, sebbene per un tempo limitato, con la consapevolezza che si torna a casa, si torna alla normalità, ci scavano dentro. Sì, io ogni volta torno con la passione, con la volontà di poter ripartire al più presto, se non in Ucraina, in altre zone del mondo, perché questa è la parte nobile, insomma, secondo me, di questa professione. E ogni volta che succede un attacco in una città, avendole visitate tutte e avendo più o meno conoscenze in tutte queste città, ogni volta che succede un attacco la mia prima preoccupazione è quella di contattare le persone che vivono in quella città, certo, e dire tutto bene? Sì, a posto. Già quella è una, è un sollievo. Insomma. C'è dell'umano dietro ai giornalisti. E la voglia. No, diciamolo, perché ogni tanto qualcuno ci batosta. Sì, siamo stati etichettati con tutte le forme, sì, possibili. Vabbè, ma... E invece Pier Francesco, come dire, è l'esempio di quel giornalismo gentile, profondo, colto e sensibile che ci piace tanto. Grazie. 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 Grazie a Pier Francesco Curzi. Adesso vado dal nostro Sergio Cinquino. Mi sono rimasti davvero pochi minuti, ma capite che insomma i temi sono molto seri ed importanti. Cambiamo decisamente argomento. C'è un gatto ad Ancona che sta facendo razzia di follower su Instagram. Sergio. Eccoci, siamo ad Ancona, Jessica, come hai detto, e siamo in via degli Orefici, una via storica di Ancona che da Corso Mazzini poi arriva fin su a Piazza del Plebiscito, meglio conosciuta come Piazza del Papa, e hai detto bene, famosissimo sui social, Willy, il gatto di via degli Orefici, che è stato adottato un po' da questa via, va ovunque, ha scelto 2-3 postazioni, a fianco a me il signor Gabriele, che è titolare di un locale, si chiama Humus, e che ha adottato il gatto, e innanzitutto dov'è? Non si vede dov'è da Willy? Due giorni, non si vede da due giorni e sono lungo questa via tutti un po' preoccupati. Sì, è un paio di giorni che non si fa vivo e quindi chiaramente un po' di sospetto viene, però è lunedì mattina e le attività sono tutte chiuse, quindi lui probabilmente ha capito questa cosa e sta a casa. Qua però c'è una pescheria qui a lo vogliamo far vedere, Willy, anche con l'aiuto della regia, facciamolo vedere, perché è veramente simpaticissimo, perché... e lo fotografano in tutte le salse, in tutte le posizioni, in tutti gli angoli della città. Ma è lunedì per tutti, anche per Willy, eccolo qua. Ecco, sì, sì, qui dicevo c'è una pescheria che è chiusa e quindi anche questo potrebbe essere un segnale, ma soprattutto, scherzi a parte, ovviamente la preoccupazione per altre cose, però dobbiamo dire che adesso andiamo risalendo lungo via degli Orefici, è davvero un idolo qui, perché in tanti lo seguono e soprattutto lui si affaccia nei vari locali. Ma questo profilo Instagram e anche Facebook, lo sveliamo il segreto? Chi è che l'ha aperto? Ma allora, il profilo di Willy the Gatto noi l'abbiamo trovato, dopo chiaramente ci siamo accodati con tutti i tag dei clienti che si fanno le foto nel locale nostro, nel Plant Café col gatto, e quindi poi dopo in giro per la rete si trovano un sacco di foto. Noi abbiamo trovato il profilo che si chiama Willy the Gatto, che era sostanzialmente già fatto e dove c'erano già le foto di Willy in giro. Oh, nel frattempo, ragazzi, mi permettete una battuta? Cioè, dopo Roberto Mancini, dopo Jimbo Tamberi, Willy the Gatto sarà, come dire, il volano del turismo, il nostro testimonial. È così, è un gatto, come avete visto, bianco-nero, sì. E quindi diciamo che da questo punto di vista è anche schierato. Per quel che no, riguarda, non diamo adito a campanilismi, ve ne prego. Però è un gatto soprattutto molto social, non soltanto dal punto di vista di Facebook e Instagram, ma anche perché davvero è un esempio di condivisione. Lui viene qui, non ha padroni, ha una padrona. Si chiama Francesca, che però diciamo che è un gatto libero mentalmente, e questo è il segnale che
noi abbiamo voluto dare Ancona. Nel frattempo vediamo anche la postazione che lui predilige. Ma devo chiudere. Va un po' ovunque. Devo chiudere, Sergio. Allora facciamo così. Io ti lascio sulle tracce di Willy De Gatto. Grazie a te, grazie al tuo ospite. Mi raccomando, trovatelo e portatelo a casa. Grazie. A voi da Ancona. E noi ci fermiamo qui, amici, Vera Mattina termina qui, ma torna domani a partire dalle 9. Grazie per averci seguito, vi mando un grande abbraccio e vi auguro una buona continuazione con la programmazione della nostra rete. Buona giornata.